Buongiorno, oggi parliamo di scale BIBAP. Che cosa sono? Allora, sono scale che aiutano parecchio ad avere un fraseggio nella mano destra, molto utile stilisticamente per suonare appunto il jazz partendo dalla matrice BIBAP. In che cosa consistono? Cominciamo a vederle come sempre nella tonalità di Do, perciò tasti bianchi per tutti. Noi abbiamo una scala di Do maggiore, benissimo, se vogliamo chiamarla Do ionica non cambia niente, però abbiamo una scala sui tasti bianchi. Una scala formata notoriamente di 7 note, perciò una scala matematicamente asimmetrica. Nel momento in cui ci proponiamo di suonare in quattro quarti, dove la scomposizione in ottavi è di 8 ottavi per misura. Questo è un metro che facilmente ci tornerà utile per l'improvvisazione jazz, perché quando vorremmo organizzare dei fraseggi, noi avremo in mente una griglia ritmica, una carta millimetrata in ottavi, no? Perciò ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta 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 ta
finale, per andare da Do 1 a Do 2, ovvero sia da Do 3 a Do 4, cioè da un qualsiasi Do 1 a un qualsiasi Do 2 concettualmente, non per quanto riguarda la tastiera del pianoforte, comunque da una nota 1 alla sua ottava sopra 2, io passo per un numero di note di questo tipo, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Però per avere l'ottava nota ho bisogno del raddoppio, cioè di ribadire l'ottava. Se invece volessi avere una scala di 8 note, una scala ottofonica, differente dalla scala diatonica di 7 note, devo necessariamente aggiungere una nota. E che cosa dovrò aggiungere? Un cromatismo. Noi sappiamo che una scala diatonica è formata da toni e semitoni ed è diatonica nel momento in cui i semitoni sono isolati, non sono contigui, ad esempio così. Invece nella scala bebop avremo bisogno di due semitoni contigui, perciò non sarà più una scala diatonica, ma sarà un insieme di una scala diatonica più un cromatismo. Attenzione, detto questo, qualsiasi tasto nero, uno solo per volta, sarà un cromatismo potenzialmente interessante. Ad esempio, noi cominciamo dalla settima minore. Ci aiuta molto già ad addentrarci stilisticamente nel linguaggio bebop, perciò nel linguaggio jazz, perché il bebop è la matrice del jazz moderno, il jazz che suoniamo attualmente, no? Con buona pace di tutto quello che c'è stato prima, che è stato il sostrato fondamentale che ci ha permesso di appropriarci di questo linguaggio. Perciò una scala diatonica più un cromatismo qualsiasi. Possiamo fare una scala bebop con qualsiasi altra nota della scala formata dai tasti neri. E appunto quello che abbiamo già visto. Ovviamente noi possiamo salire con un cromatismo e scendere con un altro, a patto che il cromatismo sia soltanto uno a salire e uno a scendere, se no facciamo un macello, perché formiamo una scala di più note, più di 8 note, diciamo. Adesso a noi ci interessa una scala che riempia perfettamente una battuta di 4 quarti con 8 ottavi bebop. Ora il mio consiglio è quello di studiare queste scale in tutte le tonalità con tutti questi cromatismi. Abbiamo visto la seconda minore, perciò la terza minore, la quarta eccedente, la quinta eccedente, la settima minore,
Per quanto riguarda le diteggiature, conviene usare sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qui diventa più difficile. Se volete potete esercitarvi anche così, ma ve lo sconsiglierei. Perciò un pochino mi devo contraddire. In realtà dovrei fare in modo di arrivarci con una di queste tre dita. Perciò metterei di nuovo il pollice qua come nella scala tradizionale di Do. Ed eventualmente un altro passaggio di pollice. Perciò potrebbe essere 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, oppure 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A vostra scelta. Vediamo cosa succede qua. Già di qua si può di nuovo usare un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E anche qua con la settima. E vi consiglierei già di mettere sotto nella mano sinistra un bebop shell di tonica e settima minore, no? Tipo Do e Si bemolle. Cominciare a miscelare gli elementi, giocare di volta in volta con un cromatismo, con un altro. E soprattutto giocare molto con i tetracordi, cioè con le mezze scale, sono più di tetracordi, diciamo che è un tetracordo più un cromatismo. Però cominciare a giocare con le mezze scale per farla breve. E poi dividere i ritmi diversamente, prendersi delle pause di ottavo. 1, 2, 3, 4. E giocare a botta e risposta con il bilancino destra-sinistra. A divertirvi ulteriormente, portate un attimino su di un semitono il bebop shell, per dire su do diesis, però giocate molto con botta e risposta tra le due mani, già per creare anche questo andazzo ritmico, no? Vi sostituirete alla batteria in mancanza della medesima, e anche in presenza della medesima. Comunque, nel senso, giocherete come un batterista, no? Con questo tipo di gioco ritmico. Ovviamente la cosa poi, lavorando a zona, si può ulteriormente complicare, potete cominciare a lavorare con due cromatismi. Si bemolle, fa diesis, per dire. Tre cromatismi. E poi con tutti. E ogni tanto, se volete mettere un raddoppio di ottava, magari sulla tonica o sulla quinta. Rientra perfettamente nello stile. Thank you.
Ovviamente da questi discorsi si amplia un ventaglio di possibilità pressoché infinito per quanto riguarda la scala Bipolare. Abbiamo sotto gli occhi, ovviamente vi consiglio di approfondire lo studio del Charlie Parker Omnibook, cioè compratevi quel libro lì, procuratevelo in qualsiasi modo e studiatevelo come se fosse la Bibbia per un cristiano.